Salve a tutti, per le guide di Sode Linux, con questa piccola guida, io sono Francesco Fusillo, voglio mostrare come si può trasformare Sode Linux 2014 con l'interfaccia identica a Sode Linux 2015. Allora, per prima cosa porteremo in alto il pannello, andando in proprietà, tasto destro sulla barra, metteremo alto. Eccolo là, alto. Potremmo scegliere anche la dimensione, se abbiamo dei ragazzini disabili o un monitor touchscreen, come si vede cliccando, e vedere se e anche nasconderla automaticamente, se abbiamo una LIM e ci interessa avere tutto lo spazio. A me non interessa, lo lascio lì. Adesso vedremo come mettere la docky qui in basso, vedete c'è già, ma vi mostrerò i passaggi. Basta andare in Sistema, Preferenze, attivare Composite Manager. Per avere le funzioni dinamiche sulle finestre, eccolo qui. Desktop setting usa il composite margin. Il compositing. Fate clic e avete la possibilità di avere una docky dinamica. E poi dobbiamo installare la docky. Sempre andiamo in centro di controllo o amministrazione, è lo stesso, gestione delle applicazioni. E una volta che avete digitato la password, dovrete scrivere nello strumento di ricerca la parola Doki. Adesso aspettiamo che esca. Una volta che è uscita l'interfaccia di ricerca, eccola qui, scriveremo Doki. Bene, adesso eccola qui. Io non faccio altro che fare doppio clic e dire installa. Qua direi di rimuovi perché l'ho già installato, quindi installate tutte e due queste scelte e una volta installate avrete nel menu accessori la docky. A questo punto cliccate la docky e avrete la docky sul pannello. Non ce l'avrete così dinamica, ma a voi subito arriverà una docky fissa, cioè così. Basta che voi andiate sulla funzione di impostazioni col tasto destro, impostazioni, avrete un sacco di scelte. Per esempio, la prima, scomparsa automatica, in dissolvenza, e anche potrete avere la dimensione della vostra docky, grande o piccina. Non solo, ma potrete anche trascinare la docky nella parte di monitor che vi interessa, per esempio a lato, perché se io ho una LIM mi fa comodo avere lo spazio libero e avere la richiesta del software che mi interessa di più quando vado a cercarlo. Ecco, quindi tasto destro, impostazioni e un po' faccio altro che trascinarla al posto giusto. Adesso vediamo come si può mettere un software nella docky. Ad esempio, io voglio mettere per la menu audio video il software VLC per leggere i miei file audio, tutti i file audio, quindi trascino tenendo cliccato col mouse il simbolo di VLC nella docky e quando ho scelto la sua posizione lo rilascio, ecco VLC al suo posto. Ecco che la docky funziona a scomparsa, è dinamica, è in dissolvenza con il software che mi interessa. Riprovo, adesso voglio mettere anche Suncore perché è il software per la lavagna interattiva, clicco. Me lo porto giù nella docky e quando ho scelto la posizione lo rilascio. Eccolo lì, perfetto. Quindi ecco trasformato il nostro monitor in Sode Linux 2015, anche se è 2014. Per buona pace di chi tenta di fare i cambiamenti che non servono a niente, perché chi ha il buon 2014 che funziona è bene che lo faccia funzionare. Casomai lo aggiorna quando questo scudetto lo vedrà verde perché troveremo degli aggiornamenti da fare. Quindi per le guide di Sode Linux, Francesco Fusillo vi augura una buona sperimentazione e grazie per l'attenzione.